Ciao amici, sicuramente molti di voi conoscono già la Bulgaria come una meta venatoria importante per la caccia alle beccacce. La diversità dei territori e la loro vegetazione offrono alla regina del bosco le migliori condizioni climatiche e perciò nel nostro paese le beccacce si trattengono per un periodo abbastanza lungo, da ottobre fino alla fine di febbraio. I terreni non sono impervi, ma piuttosto facili, con piccoli boschi, canaloni e prati. La macchia non è così compatta e inaccessibile, e questo permette un'ottima visibilità, sia per il selvatico che per il cacciatore stesso. Un giorno si può cacciare in pinete lungo il Mare Nero, tipo macchia mediterranea. Un altro giorno ci si può spostare più in alto, tipo Appennino italiano. La Bulgaria è situata geograficamente su una delle migliori vie di migrazione di questo animale. Per questo possiamo garantire bellissime giornate con molti incontri di beccacce. In questa puntata vi presenteremo una caccia individuale. La beccaccia non è un uccello facile da scoprire e sparare, ma oggi vi mostreremo che i cani da ferma possono cambiare tutto. I cani sono in ferma, ma la beccaccia è già sfuggita. Nonostante tutto, può esserci anche un'altra. Questo è il mio amico Tiziano con i suoi due cani e sua moglie Marika, che l'aiuta nella caccia. Solo un minuto dopo, i due setter erano di nuovo in ferma. Il cacciatore è andato dall'altra parte. Il piano era che noi dovevamo indirizzare la beccaccia verso di lui. Si è alzata una seconda dal posto dove è caduta la prima, ma innanzitutto noi dobbiamo trovare la beccaccia ferita. È caduta in mezzo al prato nella vegetazione densa. Ecco la beccaccia abbattuta. Il cane l'ha marcata. Vi stiamo presentando dei quadri reali. L'ha visto adesso. Ecco dove guarda il cane. Bravo, adesso anche la fiutata. Prendiamo. Bravo. Sua moglie Marika sta fotografando tutti i momenti interessanti. Cominciamo bene. Siamo riusciti a far alzare tre beccacce in piccola distanza. Ecco, i cani sono di nuovo in ferma. Adesso Marika entra dai cani e Tiziano entra dalla parte superiore. I cani stanno cercando lentamente. Questa è una bella cosa quando si tratta della beccaccia nervosa. Non stanno cercando con velocità, ma nello stesso tempo hanno un naso fortissimo.
seguivo un'altra ferma al bordo del bosco. Anche l'altro cane si ferma. Il cane di nuovo è in ferma. Cani molto lenti, con naso perfetto, eccezionali. Le situazioni si succedevano una dopo l'altra. Dopo pochi minuti seguiva nuova ferma e nuova beccaccia. Una delle beccacce è volata via, però sempre possono esserci due, anche tre in un posto. Noi dobbiamo aspettare i cani. Sono entrati dentro. Il cacciatore ha detto che la beccaccia era partita, ma tante volte siamo stati testimoni a delle sorprese. Meglio che aspettiamo i cani. No, non ci sono. Dai, andiamo avanti. Il cane era in ferma, ma l'ha rotta. Aspettiamo nonostante tutto al bordo. Vedete quanto lentamente stanno cercando, però molto precisamente. Sono dei setter grandi. Il cane di nuovo è in ferma. Vi stiamo presentando una caccia dinamica, interessante, con molte ferme, che è anche il nostro scopo principale. Qua un poco prima si è alzata una beccaccia, ma sempre dobbiamo aspettare i cani, perché possono esserci anche delle altre. Il cane di nuovo è in ferma, ha corso circa 30-40 metri ed è possibile che sia bloccato. Marika deve entrare dalla parte interna. Vedete quanto lentamente stanno cercando al bordo del bosco. Lentamente e tranquillamente, da 30, 40 fino a 50 metri, proprio la distanza nella quale possiamo anche noi reagire. Ci fermavamo a dare l'acqua ai cani. Tutta la caccia si svolgeva con lo scopo chiaro e senza perdere tempo.
A breve eravamo sulle tracce degli ennesimi uccelli. Vedete dove Tiziano ha fatto incidere il suo cane Onyx? È un setter bellissimo. Non ci sono due cacciate uguali. Era una giornata calda, ma nonostante la poca umidità, abbiamo incontrato tante beccacce. I setter non smettevano di farci vedere la strada degli uccelli e sembrava che fino alla fine della giornata ci aspettassero tante beccacce. Ci siamo indirizzati verso i bacini di acqua intorno, dove i cani di nuovo hanno cominciato a marcare degli odori. Qualche foto e la caccia continua. Di nuovo ci siamo infilati nel bosco. Fra un po' siamo usciti ad un sentiero dove tutti e due i cani si sono fermati. Un altro tiro preciso. I cani cercavano con passo normale nella vegetazione fitta. Ecco perché noi camminavamo per il sentiero. Avevamo una visibilità diretta ed eravamo pronti. I setter la perseguivano lentamente dalla parte inferiore, quando la beccaccia si è alzata in volo. Thank you.
qua siamo in un bosco di noci. Si sono alzate 3 beccacce. Noi ne abbiamo sparato una. Continuiamo. Rimanete con noi. Sarà interessante. Il vento viene da dietro, potete vedere come i cani bloccano dalla parte alta. I setter si sono messi in ferma e noi assieme al cacciatore ci siamo indirizzati dove fosse necessario. Il perseguimento ha continuato verso la parte più fitta del bosco. Noi siamo rimasti alla parte più alta perché abbiamo visibilità e possiamo inquadrare l'uccello. Sembra però che i cani abbiano perso la traccia. Ci siamo fermati per una breve sosta, assolutamente meritata dopo i percorsi lunghi. Era più che indispensabile fare delle foto per ricordare queste beccacce eccezionali. Continuavamo a muoverci intorno all'acqua. Abbiamo indirizzato i cani verso le zone volute e loro alzavano parecchie beccacce. Dall'altra parte i cani si sono fermati per un po' e la beccaccia si è alzata. I cani sono di nuovo in ferma. Dai, Tiziano! Spesso è difficile vedere l'uccello di color marrone fra gli alberi secchi. Ci aspettava però una situazione unica. Tre beccacce, però il suo fucile era insicura. Ecco, abbiamo abbattuto un'altra beccaccia. Bravo Tiziano! È la 7ª beccaccia per oggi. La temperatura è intorno ai 5 gradi, quindi vi presentiamo la caccia in un tempo piacevole, con tantissime situazioni. Andiamo avanti e vediamo come passerà la giornata. Tiziano rispetta molto l'etica venatoria e spara solo quando il cane è in ferma. Questo è necessario quando vogliamo avere delle situazioni interessanti ed avete visto cosa è successo oggi. Il cane è in ferma, la guida va avanti. Noi volevamo camminare ancora un po' prima di terminare la caccia.
continuavamo per terreni e vegetazione vari. E questo senza dubbio portava ad altri ed altri incontri con gli uccelli. L'uccello è caduto nell'acqua, ma questo non risultava un problema né per il cane né per Marika. E così la nostra caccia ha continuato fino al tramonto. Siamo riusciti a goderci molti bellissimi momenti nella compagnia dei nostri amici. L'interesse dei cacciatori bulgari per la beccaccia non è grande, essendo appassionati soprattutto per i cinghiali. Questo consente a più cacciatori stranieri di esercitare l'hobby da loro desiderato. Ci auguriamo quindi di avere tanti nuovi incontri con i cacciatori e con le beccacce. Ciao amici!